Vi piace il cumino? Beh, sicuramente ne avete sentito parlare, soprattutto se siete appassionati o comunque vi piace cercare informazioni in materia di medicina tradizionale. Perché il cumino, in modo particolare il soggetto di questo video è il cumino nero, ha delle straordinarie proprietà proprio dal punto di vista della medicina tradizionale e viene considerato in modo particolare una componente, una parte del cumino nero, in modo particolare l'olio di semi, viene considerato come un vero toccasana per tantissime questioni che riguardano la salute individuale. Noi non parleremo, detto, non voglio affrontare con voi questo tema perché evidentemente va fuori da quelle che sono le caratteristiche di fabbrica ambiente, perché qui ci occupiamo solo di soluzioni naturali per l'ambiente e a una tutela della salute, ma attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale con soluzioni esclusivamente naturali e 100% ecologiche. Però ho voluto portare la vostra attenzione oggi sul cumino nero perché questo cumino nero ci dà l'opportunità di scoprire qualcosa di veramente straordinario che non riguarda soltanto le ottime proprietà e capacità che ha dimostrato nel corso degli anni in materia di salute, quindi per fare bene alla salute, ma anche e soprattutto il fatto di saper far bene, saper far molto bene per l'ambiente e anche per il concetto che molto spesso è un po' così sfumato e magari qualcuno lo considera quasi come fosse una cosa metafisica, il concetto di economia circolare. Ebbene sì, ho voluto portare la vostra attenzione sul cumino nero proprio per quanto riguarda le sue straordinarie capacità di decontaminante ambientale, in modo particolare perché può permettere di risolvere, se non definitivamente, comunque dare una grande mano nella risoluzione di uno dei problemi più importanti che riguardano proprio l'inquinamento ambientale, e sto parlando in modo specifico dell'inquinamento da coloranti che provengono dall'industria tessile. Questo è un problema di estrema importanza che va affrontato in maniera molto seria, soprattutto perché in alcuni paesi del mondo abbiamo una esplosione della cosiddetta fast fashion, quindi di questa spinta produttiva eccessiva che porta anche all'utilizzo di materiali scadenti o di materiali altamente inquinanti. Pensiamo a tutti i materiali derivati dalle plastiche come il poliestere, ma non soltanto il poliestere. Questo si riflette poi anche nelle procedure di colorazione con il riversamento di notevolissime quantità di composti sintetici, di tinture e di coloranti sintetici che inquinano l'ambiente acquatico, in modo particolare perché vanno proprio a soffocare l'ambiente acquatico, e ancora di più dobbiamo ricordare il fatto che queste tinture sono portatrici di numerosi metalli e di altre sostanze che sono state classificate a vario titolo come mutageni, come cancerogeni, come comunque composti tossici che devono essere assolutamente contrastati quando si trovano a livello ambientale. Quindi la cosa migliore in questi casi, oltre ad avere un piano attivo sul territorio e quindi delle soluzioni naturali che siano in grado di determinare un efficace assorbimento di queste sostanze, ovviamente la cosa importante è anche quella di ridurle alla fonte e quindi di agire con delle soluzioni, il più possibile naturali anche in questo caso, che siano in grado di togliere proprio alla fonte, di evitare che questi coloranti tossici possano riversarsi nell'ambiente. E proprio in questo il cumino nero ci viene in grande aiuto. Ebbene, come fa il cumino nero ad aiutarci in questo, oltre ad aiutarci in tanti problemi di salute per il mantenimento della salute individuale, anche a salvare l'ambiente dai pericolosi composti veicolati dalle tinture, come possono essere appunto le tinture sintetiche? Ne prenderemo ad esempio una in modo particolare che le rappresenta tutte. Ecco, ho voluto proprio affrontare questo tema per darvi un'idea duplice, o meglio, raccontarvi una cosa che ha una duplice valenza. Prima di tutto il fattore ambientale, perché utilizzando il cumino nero vedremo adesso in dettaglio, esiste proprio una ricetta specifica che noi possiamo applicare e che è stata applicata con successo e che può essere replicata, questa è la cosa molto importante, può essere replicata molto facilmente pressoché da tutte le aziende che appunto possono avere una minima disponibilità di un certo tipo di biomassa che deriva dalla lavorazione del cumino.
Ma poi c'è anche un altro aspetto importante, perché il cumino nero e in generale la pianta di cumino viene considerata come una ottima risorsa anche dal punto di vista della produzione di energia. Quindi voi immaginate questa addirittura triplice funzionalità del cumino nero. Da un lato aiuta la salute, perché abbiamo visto il concentrato di olio di semi di cumino nero è estremamente, estremamente utile dal punto di vista della salute individuale, quindi fa molto bene. E ovviamente deve essere preso secondo determinate prescrizioni, insomma c'è tutta una serie di considerazioni e di appunto regole da seguire che noi non andiamo ad approfondire, però teniamo a mente sempre bene il principio che il cumino nero per la maggior parte dei casi è un grande aiuto per la salute individuale. Quindi primo vantaggio. Secondo vantaggio, fa bene all'ambiente perché ci permette di andare quasi ad eliminare o comunque ad andare a tirare via una buona parte, la maggior parte, delle tinture sintetiche, dei coloranti sintetici che inquinano l'acqua in presenza soprattutto di quelle elevate concentrazioni di fabbriche tessili, soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove purtroppo la fast fashion sta facendo dei grandissimi danni a livello ambientale. E poi abbiamo anche il valore energetico. Ed è proprio il valore energetico, perché viene utilizzata la biomassa del cumino, viene utilizzata per produrre energia, biomassa del cumino e anche dei semi, una volta che sono stati spremuti per ottenere l'olio. E quindi immaginate che cosa vuol dire questa pianta se riusciamo ad utilizzarla per ben tre funzionalità, tutte estremamente importanti per l'ambiente, per la salute e per l'energia. Ebbene, per quanto riguarda questa soluzione, diciamo che è una soluzione che è altamente replicabile, perché si è visto che esiste proprio un formulario, un ricettario che noi possiamo seguire per applicare il cumino per scopi ambientali anche dopo averlo utilizzato per scopi sanitari. Quindi immaginate che queste tre cose che il cumino può fare, le può fare tutte insieme in momenti diversi, però le può assolvere tutte e tre queste funzioni. Quindi prima si può estrarre quel 30-38% di olio di semi che è ricco di composti bioattivi che fanno bene per la salute, e rimane una biomassa, la quale biomassa può essere utilizzata sia per produrre energia ma anche per produrre un assorbente, insomma per fare un assorbente che ci può aiutare nella decontaminazione dell'acqua contaminata dalle tinture tossiche. In questo caso appunto è stato preso ad esempio il Basic Red 46, che è una tintura che evidentemente è molto presente a livello ambientale, soprattutto proprio dove si trovano queste aziende che lavorano nei paesi in via di sviluppo con grande frequenza e non rispettando purtroppo la maggior parte degli standard ambientali. Quindi è stato testato in condizioni sicuramente critiche, perché parliamo di un contesto ambientale molto complicato. Ebbene, si è visto che si può arrivare, grazie all'applicazione di questa formula, ad una riduzione di contaminazione, perlomeno ad un assorbimento di queste tinture tossiche. Possono essere assorbite in quantità fino a 136,2 mg per grammo di biomassa, che non è sicuramente poco, perché come vedremo fra poco tutte le attuali misure che vengono utilizzate per sottrarre le tinture tossiche dall'acqua fanno parecchio di meno e non sono sicuramente così facilmente disponibili come nel caso del cumino nero. Quindi questo è già un vantaggio importante. Esiste questa procedura secondo la quale ci sono determinate condizioni, vale a dire ci deve essere una concentrazione di biomassa di circa 100 mg per litro, quindi c'è anche un dosaggio di biomassa che deve essere seguito, con delle condizioni particolari di pH che funziona, per farlo funzionare al meglio, deve essere leggermente alcalino, quindi intorno a 8, quindi mantenere pH circa 8, in condizioni di temperatura ambiente, quindi è una cosa che si può fare pressoché ovunque, mantenere una temperatura ambiente, può funzionare su optimum intorno ai 25 gradi, ma può oscillare anche un po' meno, un po' di più, quindi si può fare praticamente dovunque, con, attenzione bene, questo è un parametro molto importante, un pretrattamento però dell'acqua contaminata da coloranti tossici che non devono eccedere la quota di 30 mg per litro. Questo perché? Perché si è visto che per concentrazioni superiori il sistema rischia di andare in overflow e quindi comunque non riesce a
ad agire nel modo giusto. Se si riesce a mantenere una concentrazione, un flusso di concentrazione dei contaminanti che si aggira intorno ai 30 mg per litro, invece si è visto che questo sistema funziona bene. C'è un picco nella prima ora, circa 60 minuti, si è visto che c'è un picco con un buon assorbimento, dopodiché verso i 180 minuti la situazione tende a ridursi per poi equilibrarsi e raggiungere il suo massimo dopo un periodo di tempo di 360 minuti. Quindi potete immaginare che in 360 minuti noi possiamo avere una unità di acqua contaminata da coloranti tossici che vengono decontaminati in questa proporzione, in questa percentuale. Parliamo di 136,2 mg per milligrammi di composto tossico per grammo di biomassa. Ed è una cosa non di poco conto, soprattutto se lo confrontiamo con i risultati che vedete in questa immagine, che ho voluto assolutamente portare alla vostra attenzione, perché vedete che l'efficacia che è stata trovata in questo particolare frangente, quindi utilizzando la biomassa del cumino, è letteralmente superiore, è molto superiore rispetto al secondo classificato, che vedete è un composto che si può realizzare, ma deve essere realizzato con degli accorgimenti industriali e di laboratorio, perché parliamo di nanospugne, quindi nanomateriali che hanno bisogno di una tipologia di costruzione molto particolare. Sicuramente è più complesso costruire le nanospugne che non invece utilizzare la biomassa del cumino, ma poi vi invito a riflettere anche e a osservare il dato che leggete a proposito dei carboni attivi, che ad oggi sono ancora la misura più utilizzata per contrastare gli inquinanti in acqua. Vedete che c'è una differenza sostanziale di oltre 100 mg per grammo, perché i carboni attivi arrivano intorno ai 26. Quindi riescono ad assorbire intorno a 26, mentre la biomassa del cumino fa molto di più, si spinge a 136,2. Immaginate ancora che i carboni attivi devono essere sintetizzati, devono essere ottimizzati, vengono utilizzati per la maggior parte ancora, però abbiamo visto, abbiamo avuto la dimostrazione pratica in questo particolare contesto, che utilizzare una biomassa di una pianta che già fa bene per la salute e viene anche utilizzata per scopi energetici, fa addirittura meglio, fa molto meglio, oltre 100 mg per grammo in più. Questo è un risultato straordinario che andrebbe diffuso, andrebbe portato sul territorio, ma andrebbe insegnato proprio a tutte quelle imprese, a tutte quelle società, a tutti quegli stabilimenti che sono impegnati nella tintura, che hanno a che fare con le tinture e che molto spesso non hanno gli strumenti anche tecnologici per potersi dotare di quelle soluzioni, di quelle strutture che possono consentire dei buoni risultati. Teniamo presente, il miglior risultato lo possiamo ottenere con una biomassa che già adesso è disponibile e se ne produce tantissima, perché se voi pensate che soltanto il 30-38% del seme viene ad essere utilizzato, abbiamo un 40%, 35-40-45% che può essere utilizzato, senza contare tutta la parte rimanente della pianta, che poi, a volerla dire tutta, noi potremmo utilizzare il cumino in tutte queste tre sue possibili applicazioni, perché prima si tolgono i principi bioattivi dei semi e abbiamo quello che ci serve per la salute. Poi si reindirizzano, si dirottano le biomasse che abbiamo ottenuto dei semi delle piante all'attività che abbiamo appena visto per la decontaminazione delle acque, e poi in ultima analisi si può utilizzare questa stessa biomassa che è stata utilizzata per decontaminare le acque per produrre energia. Quindi addirittura tre cose utilissime per la salute e per l'ambiente realizzate in sequenza utilizzando le medesime biomasse. Un ultimo accenno velocissimo a quelli che possono essere i costi energetici per far funzionare il sistema. Si è visto che per ottenere l'optimum, quindi per arrivare a questi risultati di 136,2 mg per grammo di inquinante sottratto, appunto per grammo di biomassa, e si deve agitare, quindi devono essere costruiti dei contenitori particolari che possono essere anche loro costruiti e realizzati con dei materiali riciclati, quindi andando a spingere ulteriormente le questioni che riguardano l'economia circolare, ma questo è un altro discorso, lo vedremo poi successivamente, ma è comunque molto importante anche questo. Sta di fatto che la velocità di rotazione all'interno di questi contenitori che contengono l'acqua contaminata più la biomassa di cumino, nelle proporzioni che abbiamo visto precedentemente, deve essere agitata ad una velocità di circa 150 giri al minuto. Quindi bisogna fare un calcolo molto preciso, molto attento dell'energia che può servire, un'energia che comunque può essere procurata
in modalità diverse, sicuramente in modalità del tutto rinnovabile, perché è una cosa che si può fare, non consuma moltissima energia, poi dipende evidentemente da quanta acqua si decide di mettere nei contenitori, ma questo è un ragionamento che può fare l'azienda. È chiaro che un'azienda che ha delle grandi possibilità economiche farà molta meno fatica ad utilizzare questo sistema, ma anche una che ha poche possibilità economiche, se riesce ad avere qualche pannello solare, qualche piccola pala mini eolica, oppure riesce a farsi dare dell'energia da qualcuno che la sta buttando via, può lavorare ad energia a costo praticamente zero e decontaminare l'acqua dalla pericolosa presenza non solo del Basic Red 46, ma di tutte le sostanze inquinanti che pertengono alla grande categoria dei coloranti tossici. Bene, quindi immaginate che cosa vorrebbe dire portare questa soluzione là dove c'è la fast fashion, là dove ci sono delle problematiche serie di contaminazione, delle concerie, di tutte le industrie di coloranti, che cosa vorrebbe dire aiutare l'ambiente con una pianta che già sta aiutando la salute e che già è un'ottima sorgente per la bioenergia. Bene, io vi ringrazio per aver seguito questo video molto particolare, spero di aver acceso una luce importante per quanto riguarda questa economia circolare che riguarda la salute, che riguarda l'ambiente, che riguarda l'energia. Questo del cumino nero è un esempio straordinario perché veramente mette in parallelo, o meglio vorrei dire più che in parallelo, mette in serie, perché possono essere fatte tutte una dopo l'altra queste cose, proprio i rapporti stretti che ci sono tra ambiente, salute ed energia. Noi dobbiamo costruire uno sviluppo, si parla di transizione ecologica, ma dovremmo parlare meglio di conversione ecologica, perché il cumino è importante per l'energia, ma è importante per la salute, ma è importante anche per l'ambiente. Quindi fare tutte e tre queste cose vuol dire davvero convertirsi ad un percorso virtuoso, ad un percorso ecologico, ad un percorso che, manco a farlo apposta, ma ovviamente lo sapete, Fabbrica Ambiente questo fa, è completamente, al 100%, totalmente naturale. Grazie ancora per aver seguito il video, ci vediamo nel prossimo sul canale di Fabbrica Ambiente quando parleremo di un'altra cosa naturale, ovviamente, ma di un'altra cosa ugualmente risolutiva per un problema molto grave, molto importante che stiamo già affrontando in una serie di video. Grazie ancora e a presto.